Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Eccoci qua, come vi avevamo lasciato, ci avete ritrovato. Niente, ci stiamo mettendo il giacchetto, Giordano già, sempre, subito. Sono pronto io. E io mentre faccio la pipì, Giordano si mette sempre il giacchetto. Ah certo. Poi io mi sento da fa tutto veloce. Dai, perché andiamo che andiamo di corsa. E ho capito, mo fa buio, ma io devo andare a prendere, devo dare la noce a Aro, mi devo mettere una torta, l'ogliettino. Però tu c'hai una missione da fare, stai pure dimenticata, Aro. Che? L'immondizia. Non so. Vai. Io intanto vi poggio qui. Allora. Stiamo andando veloce. Giordano che impreca, ogni volta impreca. Che c'è? Che vuol dire che non mi capisci? Anzi, sai che c'è? Intanto gli metto pure profumo. Pure finito, tia. Vabbè. Ecco qui. Vabbè. Comunque, sti uomini, sempre a lamentarsi stanno. Ecco qua. Giacchettino. E adesso la cosa che io odio di più fare, prendere il cappuccio, metterselo, perché poi devo inserire la tracolla. Ecco. Ciao ragazzi. Io comunque, raga, sono un macello. Non sono quelle ragazzette tutte precisine, con l'inquadratura precisina, col giacchettino già messo con la musichettina sotto. Io sono fatta così. Amatemi per come sono. Comunque, spingiamo. 1, 2, 3. Do la noce ad Aaron e ci vediamo mentre siamo in giro. Eccoci qua in macchina. Perché ogni volta così? C'ho il fiatone, perché? Che vuol dire? L'ammazzatura. Comunque avete fatto caso alla luce del sole, il colore come è scaricato, si è fatto più castano? C'ho fatto caso? Belli, sono innamorato dei capelli tuoi, mi piacciono tanto, no? Tanto. Ecco qua. Prima di uscire mi sono arrivata le pennelle. Ah, dammene una pure a me. Pure tu? Una o due? Una. No, dammene due. Perché ti conosco. Olle. Pure io, va? Quanto scuro subito. Poi a me mi rode. Comunque. Sono morito il caldo, Non so te. È tutto spento, amore. Comunque. Già fatto mezzo buio, già le 3. Fatto caso? Dopo 4 giorni riuscimo di casa. Finalmente davvero, siamo regà. Usciti di casa, raga. Che dai, spettacolo! No, diamo, non lo di. Perché poi non so chi ti sente e ci piccia. No. Basta, è finito. Non mi ci impegno io a fare le cose, a farle scorre bene. No, sì. Come prima, mo? Come prima, sì. Meno male, va. Stiamo parcheggiando. E ora speriamo solo che sia aperto, perché mi è venuto in mente solo adesso che è domenica. Però a quanto pare sembra che i negozi sono quasi tutti aperti. Quasi tutti? Sì. Vediamo un po'. Questo sarà l'unico chiuso, guarda. Ma guarda, la fortuna siamo noi. No, comunque andiamo a fare questo regaletto. Non posso portarvi con me perché sennò si spoilerizza il regalo. Per forza, dal quando lo fai nei negozi e te li incartano loro, si capisce. Esatto. Vabbè, ci aggiorniamo. Come immaginavo,
Non abbiamo trovato quello che cercavamo. Tanto per cambiare. E mo noi per consolarci. Consolazione? Volete vedere cosa ci siamo presi da mangiarci adesso così? Ora vi faccio vedere. Ci siamo presi. Oh, come ha impacchettato? Devi aprire sotto. Ta-da. Wow! Wow! Dei pasticcini, ragazzi. Allora, ci siamo presi. Questo come vuoi chiamarlo? Sono diplomatici. Ah beh sì, dei diplomatici, però al cioccolato, dei bignè, altri bignè, però questa è la nocciola, questo con crema chantilly, wow. Un cannolo siciliano e una pallina al cocco. E una pallina, no, è al cioccolato bianco. E cocco. Gnamme! Com'è? Allora, io assaggerò per prima proprio la pallina. Io ho mangiato quello lì, la crema chantilly, e me lo lascio per ultimo perché è eccezionale. Buono! Però prima mi mangio il diplomaticino, no, non mi piace il cioccolato bianco. Very good, mo? Buono! Questi sono pasticcini strappa sorriso. Come so? Pasticcini strappa sorriso. Carino, mi è piaciuta. Quando tutto va storto ti mangi questi. Ovviamente ce l'ho due diplomatici e due bignè, dai. Ma io so di più. No, ma. Invece voglio assaggiare questo qua. Questo è il bignè alla nocciola. Buono. Buono. Ma dove va? Basta, amore. Tu c'è proprio la cagarella. Ma prega, nocciola. Cannoletto. Via. Buono. Buono. L'ho detto. Non si fida mai, raga. Buono proprio, nocciola. Si sente proprio. Comunque vabbè. Non abbiamo trovato. Premoto dove lo passare. Non abbiamo trovato il regaletto quando volevamo comprarlo, ma non ci abbattiamo e andiamo alla ricerca. Eccoci qua di ritorno a casa. Mi sono spogliata. È importantissimo lavarsi le manine. Finalmente siamo riusciti a fare tutto. Fine, fatto. Abbiamo preso anche queste qui natalizie, rosso e blu, con le renne, con Babbo Natale. Adesso sì, raga, che stiamo in mood natalizio, non quelli che avevamo preso, che per me erano più da compleanno. Poi che abbiamo preso qua? Ah, abbiamo preso anche questa graziosa busta. Carina, molto carina. Poi e niente. Abbiamo preso il nastro per nastrare bene il pacco che dobbiamo consegnare a quel signore della macchinetta fotografica. Un altro nastro. E poi mi sono presa delle lime unghie. Però prima di finire l'impacchettamento dei regali, siccome sono le 7 e devo fare le patate al forno, mi conviene farmele subito, così per le 8 e mezza sono pronte, altrimenti più tardi le faccio e più tardi andiamo a mangiare. Ed ecco qui le patate. Ci ho aggiunto un goccio d'olio, rosmarino, un po' di sale e via in forno. Ecco qua. Olle. Allora, intanto sto chiudendo il pacchetto per il corriere. Questa sarà, questa è la macchinina, la macchinetta fotografica che non funziona. Ho la speranza che poi si risolva tutto per il meglio. Ho toccato tutti i giri perché ci stanno tutti adesivi particolari. Ed ecco qua, raga, hamburger fatti da me e patate al forno. Questi sono buoni, eh? Questi sono buoni.
garantisco io, scusate, la sciallettina, no, c'è freddo in casa e eccoci qua, mangiamo, finalmente si mangia qualcosa di buono. Oh, dai, visto l'amore tuo, ti ha fatto un qualcosa di buono, visto che ti sei lamentato che due giorni di merda. Sì, ma però non è colpa mia del mangio di merda, mo. Senti quanto profumo. Assaggia, assaggia. Voglio proprio che assaggi quello lì. Questo che ci ho messo più robetta dentro, vai. Uccido da una coltellata. Bah. Buoni. Buona? Sì. Meno male, eh. Vabbè, raga. Ho fatto mangiare pupo. Buon appetito. Che vuoi, faccio schifata? Beh, non è il massimo quello che stai a fare. Perché tu... La nuvoletta? Perché tu non l'hai mai fatto. Se tu mi ami, qui davanti a YouTube... Non ti amo. Così? Ti amo, c'è tutto il sapore dell'aglio ancora, dai. Se tu mi ami... Raga, aspettate, questa è una cosa seria. Allora, se so tu... io che amo, che non amo Samantha... O è lei che non mi ama perché sto un cagherella? Mani mortacci, raga, non ci credete? Non so io la malefica, ma che si è mangiato fino a mo? I pasticcini dicendo non me ne frega un cazzo. Dai, dammi sto cazzo, dai. No, oh, è buono, amor, sapore. No, me lo metti sull'olio. Amor, sapore è buono. La lappa da paura. Ma è buono. Vabbè, questo raga perché? Perché a me dopo cena mi si prende la voglia di dolce, è solo che non ho niente di dolce. Comunque, ditemi chi è che fa così. Ovvio, buono dentro al latte, però. Chi è che ne ha mai fatto così? Buono però. Un po' buono. Ma sono contenta. L'umore cambia, basta poco per far cambiare l'umore, raga. Oh, con un po' di carta natalizia. Ecco. Questa sì che è una carta, cavoli, cavoli. Comunque, stiamo impacchettando i regali. Dai. Uno già è andato, cioè quelle che adoro di più io. Mettere direttamente dentro quello che vuoi mettere dentro. Basta, fatto, risolto. Certo, poi sono carini da vedere, raga. No. E impacchettiamo questo l'altra volta, non spacchettato. E non posso fare vedere giù. Ok. Questo è un bel regalo. Oh, guarda quanta più carina. C'è babbo babbo. Ora rincartiamo anche quello di tuo padre. Sì. Quanto sono più carine, più natalizie. Che poi sono queste qui, sono le stesse che avevamo comprato l'altro anno. Identiche. Identiche, regà, spiccicate. Olè. E noi qui, ancora che impacchettiamo. Se in questi qua vedete dei numeretti attaccati, è perché noi a casa di mia mamma facciamo il giochetto, che praticamente consiste che, per esempio, 2 è di mia sorella questo qua, da parte nostra, di me, di Giordano. Pescando poi dei numeretti dentro a una ciotola, a seconda del numero che esce, c'è quella persona che lo aprirà. Cioè noi praticamente non è che apriamo i regali tutti in una volta, facciamo questo gioco, così dura di più lo scartamento. So, ti piace il giochettino che facciamo tutte l'anno? A me è tantissimo il gioco di Natale. È pur vero che magari stai lì ad aspettare che esce il numeretto tuo, che qualcuno ti abbia fatto qualche regalo. Che c'è, mo? Guarda, chi ce l'ho qui, scotch. E dammi. E io ovviamente qua ho scritto, vedete, guardate. 1 Letizia, 2 Martina, 3 Luca. E questi qua sono i numeretti che questo lo terrò io però. Mano a mano che escono si apre il regalo uno alla volta. È molto carino, intrattiene. E così ognuno c'ha l'attimo suo in cui apre il regalo. È vero, è vero, è una cosa comunque molto carina che mia mamma ha sempre fatto a Natale. Bello, sì, ci piace. Ci piace, ci piace. Anche se quest'anno dobbiamo fare tutta una cosa veloce, perché alle 10 tutti a casa. Vabbè, raga, non ce la lamentiamo meglio di niente. Oh, finalmente finito. Ovviamente non sono solo questi, gli altri li ho portati di là. Questi sono solo gli ultimi.
Ah, com'è? Sì. Ci siamo levati dal cavolo. Sì, io mi sono divertito, a me mi piace, mi diverto. Giordano si diverte, io invece non so capace, perciò. Carino. Carina, questa l'abbiamo rifatto, sì. Pure questa giornata si conclude qua. Sono contenta che ci siamo levati dal cavolo tutto quanto, anche perché già domani è 20. 21. 21, domani è 21. 21. E l'abbiamo finiti. Abbiamo svangato anche quest'anno. Speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato un sorriso. E anche noi... oggi li abbiamo infilati nella nostra vita. Certo, sempre con noi. E se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Oh, che grinta! Azionate la campanellina. La campanellina e seguiteci su Instagram, quelle quattro volte che scriviamo ogni tanto. Ok? Ciao ragazzi.